Buongiorno. Allora, vi dicevo ieri che ho dimenticato di mostrarvi due cose. No, non vi dicevo. Vabbè, insomma, comunque, ho dimenticato di mostrarvi due cose ieri che mi hanno dato. Una cosa che ho comprato e poi vi faccio vedere un'altra cosa ancora. Scusate, stavo mangiando una caramella perché ho un attacco di tosse. Allora, tra le cose che mi hanno dato, ho dimenticato questa maglia di Giazza Cavalli. Questa è una 48. Mi sembra un po' grande. Infatti pensavo fosse da uomo perché praticamente hanno dato delle cose al mio compagno. Sono tutte maglie, polo, tissue per andare al lavoro. E ci avevo messo anche queste. Infatti io l'ho piegata e le ho messe lì. Me l'ha lanciata. E mi ha detto, ma scusa, cioè, ma come, ma questa è enorme, poi tra l'altro. Però effettivamente qui sono strass, sono. Vabbè, qua è, sì, qua sono comunque applicazioni, sono applicati, sono strass, borgettine. Quindi non lo so, ma comunque mi è un po' grande appunto, però vabbè, magari quest'inverno, più che altro la manica lunga, più che grande. Più che grande ha appunto una manica un po' lunga, però insomma. Vabbè, insomma, vediamo questa. Poi, tra le cose che mi hanno dato, questo bellissimo vestitino, molto trasparente, qui c'è sotto la canottiera in maglina, anche se è un po' scollato. Abbiamo deciso di quella fascia e qui sopra qua, poi elastichino in vita e poi qui così anche qua sotto vestiti in maglina con appunto il pois che vi chiama il top sopra, ed è molto carino, molto estivo, molto estivo, sì, è molto carino, molto leggero e semplice. Ma certo che se viene la bella stagione, magari me lo metto anche. È bellissimo e, ripeto, semplice ma veramente bello. E anche il colore ha una tonalità che mi piace un sacco. E come lunghezza, dicevo, mi arriva sotto il ginocchio, quindi perfetto. Poi vi dicevo appunto ieri che mi avevo comprata una, vi facevo il filo da un sacco di tempo, mi avevo comprata un'altra collina. Allora, siamo andati a Verona. Siamo andati a Verona a Pasqua e l'ho vista un giorno attraverso, devo andare in giro. Il giorno che siamo tornati a casa l'ho comprata. Allora, è bianca. Però, vabbè, in realtà ho detto, ma sì, tanto andiamo incontro alla bella stagione. Non la sto a prendere venire. Ed è questa, con tutte le borchettine qui, di tutti i colori. Fino qui e dietro fino qui. Questo è finto, non si muove proprio neanche. Comunque, chiuso da bottone. E poi, vabbè, ve la faccio vedere così. Allora, una fessura qui, che però qua ha l'attacco delle borchette. Vabbè che sono, cioè non sono a punta. Però, comunque, una fessura qui, fessura nel senso che è una taschina. E un'altra qui. Poi c'è la tasca grande con la cernierina. Anche la tasca grande è chiusa con la cerniera. Eccola qua. E poi ha altre due taschine qua piccole, una e due. E due qua. Allora, vabbè, questa è una cinturina. Questa in realtà, appunto, è una cintura che avevo messo io per fare la tracolla. Essendo cintura, ho dovuto fare i nodi. Ma mi piace perché c'ha queste cose qua e quando cammino fa tutto questo casino. Perché la tracolla che aveva era questa. È un po' pacchiana. Un po' tanto pacchiana, sinceramente. Poi è pesantissima. Solo che questa borsa ha i dettagli, i moschettoni appunto in oro. Quindi devo. Adesso questa è provvisoria. Infatti sono color bronzo, devo cambiare. Che poi ne ho trovato un'altra in realtà, che è una boccettina che mi hanno regalato, bianca, che mi hanno regalato l'anno scorso, e dà le cose in oro, appunto i dettagli in oro, quindi anche la
la pacollina così, però vabbè, se ne trovi in giro una carina la compri, però sono ovviamente, infatti non vedo l'ora di riutilizzarla, nel senso l'ho già mezza usata, l'ho usata tornando da Verona, perché avevamo iniziato ad aspettare, quindi ho detto vabbè faccio il cambio, e l'ho usato un altro giorno, però vabbè, insomma con la giacca a vento così, oddio non è che sia il massimo della guaita, però è troppo bella. Poi, allora, il sabato non questo prossimo, siamo invitati ad una cresima, comunione più cresima, è la figlia di mia cugina. E non è questa bambina che è molto insomma, vanitosa, sapete le mimi di oggi, comunque già 12, 11, 12 anni, così cominciano a essere un po' vanitose, un po' lei manco per le scatole, insomma, questa inquadratura è bruttissima. E vabbè, abbiamo deciso di regalare un orologio. Allora, andiamo a cercarlo. Oggi sono andata al Bennett. Ho girato tre giorni le vie. C'erano orologi piccolini visti. Semplici, perché comunque lei non è una, ripeto, molto da... Stavo comprando un orologio da hip hop. Però mia mamma mi fa... insomma. L'avevo già visto uno. Allora, l'ho comprato da Stroili. Ne avevo già visto uno. Poi sono uscita, sono andata da una parte e dall'altra e poi sono tornata da Stroili. Solo che con questa cosa ho praticamente fatto fuori. Ho praticamente usufruito, dovuto, vabbè no, perché comunque a me non è che servisse nulla, insomma. Ho usufruito del 20% per il mio compleanno, mi era arrivata la 1000. Però non pensavo che... durasse anche dopo appunto il compleanno, so, vabbè mi era sfuggito, diciamoci la verità, cioè quando ero lì non ci ho pensato, e quindi 20% di sconto. Allora, bigliettino carino, bianco, e poi la questa confezione rosa, ma me l'ha fatta rosa perché è una bimba, perché è bimba. E poi classica confezione di Stroili, e l'orologio è questo qua. Allora, vabbè, tanto devo aprire perché devo farlo vedere al mio compagno, quindi allora l'orologio è questo. Bello, sono un po' i rilievi, è vero, guardate, sono un po' i rilievi numeri dietro lo spessore, sì, c'è un po' di movimento dentro appunto, e però potevo fermarlo, comunque c'è dove le ore, e poi ad esempio i cuoricini che non sono fluorescenti ma si accendono così, è bellissimo, è veramente bello. Tra i cuoricini e gli altri poi sono puntini, veramente carino. C'era così, c'era quello verde acqua, che gli ho detto no, verde acqua è mio, vabbè, ovviamente c'erano anche stessa forma ma un po' più grandi, però vabbè costavano uguali, però vabbè obiettivamente insomma per una ragazzina di 10-11 anni, ragazzi, fa la sua figura o no? Sì, dai. E quindi nulla. Questo costava 29,90. Il biglietto non mi ricordo. So che con... qua c'è lo scontrino regalo. Sì, infatti c'è lo scontrino regalo. Vabbè, no, perché sennò devo coprire tutto l'indirizzo e non sono capace... E comunque, questo più appunto il biglietto, non so quanto costasse, ho pagato, e con lo sconto ho pagato 24,92 mi pare, neanche 25 euro comunque. E niente, così, va, carino dai, sì, speriamo che lo porti, speriamo che non lo ricicli perché conosco la madre. Io la mia figura l'ho fatta, ho sfruttato, ho
Sì, ho sfruttato anche il mio 20% di sconto, quindi vabbè. E niente. Basta, ci ho mostrato penso tutto. Sì. Quindi nulla, ho intenzione di fare un video su... ho un po' di cosine da vendere, da eliminare, quindi magari insomma siete interessate. Spolliciate, iscrivetevi al canale e io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao!